Se tocco gli ostacoli di Stumble Guys nelle prossime 24 ore dovrò shoppare. Siete pronti, uomini? Sì, signor capitano. Noi partiamo, ragazzi. Signori, si parte subito. Prima mappa, Jungle Roll. Allora, gli ostacoli qua sono queste cose rosse e blu e io non devo assolutamente toccarle. Voi statemi lontani, non mi fate cadere, gentilmente. Ragazzi, non mi interessa, io devo vincere. Non me ne frega niente di quello che dite, io devo vincere. Let's go, si parte. Sono il primo di tutti, mangiate la mia polvere. Qua l'abbiamo perso, ma si va avanti così, lo stesso. Qua l'ostacolo ovviamente è contato come il fango, quindi non devo toccare il fango. Ma fra, allora ti sei toccato da solo, boom. Direi che mi sono qualificato veramente, veramente in maniera stra easy. Ma intanto, ragazzi, ringrazio Sony per avermi mandato queste nuovissime cuffie. Le InZone H9, raga, sono fantastiche. E devo ammettere che mi serviva proprio un paio di cuffie wireless di questa qualità. Signori, secondo round, stavo per toccare il primo ostacolo. Porca di quella miseria. Cop, per favore, vai avanti e toglimi tutti gli ostacoli, grazie. Ma scusa, non puoi andare avanti te, così vinci la sfida, no? Ma una domanda, ma perché sei sempre dietro di noi e sei così scarso? Intanto scarso lo dice qualcun altro, punto numero uno. Punto numero due, l'importante per me è non toccare gli ostacoli. Sei preso, let's go. Sei una me... E sei caduto. Ho toccato l'ostacolo. Powa! L'hai preso in pieno proprio. Ragazzi, io dico solo una cosa. Hashtag shopapowa al posto di Refiz. Grazie, eh. Col cacchio. Non so manco come mi chiamo. Ma scusa, ma t'avevo preso. Si è buggato. Oddio, sto vivo. Aspetta vivo al traguardo se ce la fai in te. Dai, ma vai a quel paese. Oddio, sì. Ok, devo shoppare solo una volta per ora. Ragazzi, qua io non ho idea di quali possono essere gli ostacoli, sinceramente. Andare da sole persone. Se tu tocchi una persona, sei morto. Facciamo così. Non penso che funzioni esattamente in questa maniera. Comunque taglio la strada a Contins. Ma nel dubbio fai una cosa. Nel dubbio shoppa comunque, che te frega. Caro, non è che ho tutti sti grandissimi sol. Grandissimo. Ed è già caduto e noi facciamo festa. Porca miseria, sono finito nel penultimo round. Ma non toccarmi, stupido. Vi posso chiedere tipo di buttarvi giù da soli? Tipo, ti piacerebbe? In un mondo parallelo lo farei. Direi che è il momento di farlo allora, Powa, no? No, sono un coglione. Vabbè, fin qua. Dai, se sei uomo, vieni all'ultimo piano, scemo. Ok, sto arrivando, Ah, oh mio Dio. Oh, sono una donna e sto ancora sopra. Ma non mi tagliare la strada, pezzo di cacca. Vai, 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 via, 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 via. Pazzo di merda. No, ragazzi, è un infame. Iscriviti al canale e commenta con ostacoli. Visto che ho toccato un solo ostacolo, shoppo due giri di ruota, non 10. Questo perché sono stato veramente bravo, devo ammettere. Una leggendaria per noi e vi dico di più. Se la prossima partita dovessi vincere, sarà Powa a shoppare 10 giri. Sì, c'ho 100 gemme, che vuoi fare? Signori, seconda partita qua. Tipo, è più facile essere presi da un ostacolo che altro, devo dire. E infatti sono appena caduto nel burrone. Io ho una sola tecnica: seguire Conti. Fai bene, perché sono più forte dei maluco e di tutti. Ti ho visto che hai preso tipo una palla in faccia, incredibilmente. La mucca cosa sta facendo, la mucca? La mucca stava per venire uccisa dal dragoncino. Ma sapete che sono talmente forte che non sono stato preso neanche da un ostacolo su sta mappa? Ma dopo a sedicesimo sei un... Secondo round, questi ostacoli sono infami, ti devo dire la verità. Quindi cercherò di essere il più forte possibile, ovviamente. Ed è inutile dirlo che ce la posso fare, perché sono fortissimo, guardate qua. Ragazzi, vede che mi ha allenato Sparks oggi, vero? Allora, io te l'ho detto, se Powa mi dà un calcio, io lo distruggo. Powa, facciamo così, non vale usare i calci, ok? Va bene, certo. No! Sono un cretino, ho preso un ostacolo, ragazzi. Devo shoppare di nuovo, porca miseria. Sparks non ne sarebbe fiero. Devo shoppare due volte, perfetto. Aspetta, ma se faccio una cosa, torna un attimo indietro, Refe, e ti faccio vincere la partita con un glitch. Col caspita che torno indietro. Dai. Non ti fidare, una trappola, cazzarola. Dai, mi aspetto, caffettino e via. Let's go, qualificazione, signori. Questa mappa è infame come quella di prima. Mi farà sicuramente shoppare. Ho già toccato due ostacoli, quindi 10 giri stavolta non me li toglie veramente nessuno. Ma vi devo dire di più, sono veramente fortissimo. Refe, seguimi che c'ho un trick assurdo, vieni. Ma se sei ultimo, cos'è che vuoi fare? Senti, mi sta parlando uno che gli escono le banane dai piedi, stai zitto. Vabbè, è una cosa carina, no? Signori, contessa Gianna Maria, torni immediatamente indietro. Oh, pezzo di cacca. Oddio, oddio, che è successo? No, Cotti, fermati. Pezzo di cacca. E quindi, signori, è il momento. 10 giri per noi da shoppare, perché abbiamo toccato più ostacoli in questa partita che in tutta la mia carriera di Stumble Guys. E speriamo di trovare una speciale almeno. E quindi, signori, anche sto giro niente speciale. È il momento di andare a fare la terza partita. Speriamo sto giro di non toccare nessun ostacolo, perché potrei veramente impazzire. Signori, il mio incubo è tornato. Questa mappa è fottutamente difficile per quelli che hanno da fare la mia challenge. Ah, ah, che botta che ho preso. Ah, ragazzi, prego, andate avanti, che io non posso toccare queste cose gialli, grazie. Allora,
ha toccato sbaglio. Aia. No, ma tu hai visto male, zio. Tu hai visto palesemente male. Sì, sì, certo, certo. Tu vai avanti comunque. Scusa, volevo solo dirti che io sono sempre primo. Non so come cazzo la sia. Guarda, io in realtà sono proprio dietro il tuo sedere, bellissimo. Mangia la mia polvere, Refe. Vabbè, Conti, se stai zitto tutto il tempo e poi giochi con la Nutella in mano, è normale che vinci. Ok, ragazzi, comunque non ho toccato nessun ostacolo. Questo era l'importante. Signori, qua gli ostacoli sono un po' ambigui, perché gli ostacoli sarebbero le cose su cui dobbiamo passare per forza. Ma visto che devo passarci per forza, facciamo che l'unico ostacolo è quel martello là, va bene? Poi la vita è troppo bella. Cadi, Conti. Sto volando. Let's go, mio Dio. Ho fatto un trick assurdo. Sono prima di te, sì. Ho fatto un trick assurdo. Oh mio Dio. Poa, levati immediatamente dalle palle. No, non ci credo. E io vado di qua sul bordino. Doppio salto. Let's go. Un'ottima qualificazione da primo posto senza aver toccato nessun ostacolo. Ok, signori, di nuovo Oneidrop. Io non temo più nessuno su questa mappa, sia chiaro, ovviamente. Non temi più nessuno, sei sicuro? Aspetta, vieni qua. Oh, allevati immediatamente dalle palle, proprio subito. Non provare più a darmi i pugni, guarda che ti ho visto, Ti prego, mi dai a me un cazzotto, lo voglio troppo, Daddy, ti prego, ora dammelo, vieni. Cadi. Pou ha fatto cadere Conti, signori, incredible. Posso dire Pou, vergognati? Puoi dire anche Pou schifo e tutto quello che vuoi, fondamentalmente. In realtà non è vero, Pou, ci stiamo sfidando all'ultimo sangue. Siamo entrambi qua sopra. Sì, sì, ti ho visto, aspetta. Oh, ciao bello. Non tirarmi pugni, è illegale in 85 paesi del mondo. Sì, ok, quello che hai detto tu, Poa, tranquillo, vieni qua. Allora, Refe, facciamo una cosa. Se io questa partita te la vinco, mi shoppi 200 euro, facciamo sta cosa qua. Cioè, nel senso, no, te la lascio vincere. Non penso che sarebbe fattibile, assolutamente. Oh, let's go, sono vivo. Caduti tutti, pezzi di cacca. Sì, te l'ho fatto cadere. Adesso mi devi far vincere. Cioè, nel senso, ti faccio vincere io e tu mi scioppi, ok? No, no, tu non mi farai vincere, perché io vincerò da solo con le mie forze, perché sono il king oggi. Oggi sono fortissimo, porca miseria. Ah, Fra, ma quanta vodka hai bevuto a colazione? Io in realtà zero, fratello, sto solamente tryhardando con un po' di Nutella. Ascoltami, Refe, tu non puoi perdere contro Poa. Io confido in te. Ti sembra normale dirmi queste cose, queste ovvietà? Assolutamente no, quindi impegnati al massimo. Refe, guarda che c'è un trucco, che se cadi ti glitch e vinci la partita. Devi però cadere. Perché non lo provi anche te, Poa? Allora lo faccio pure io. Let's go, vinto. Ma pensavo ti fossi buttato. Signori, io direi che dovrei shoppare, ma ho vinto la partita, quindi non shoppo. Va bene per voi, vero? Come ultimo round ci capita block dash, signori. Meglio di così non poteva andare. Non posso toccare gli spunzoni e devo stare sempre molto molto attento. Ma gli spunzoni è un nuovo termine del gergo italiano? Dico di più, in realtà Sparks mi ha insegnato come superare, cioè come passare attraverso i muri. Guarda. Oh, c'ero quasi, porca miseria, ragazzi. Refe, ti posso dare un trucco? Tocca i laser, guarda che cosa. Perché non lo provi a fare te, zio? Raga, in verità se toccate i laser si glitch e vincete la partita. Ma dai, veramente? Vai, io ci provo, raga, Ci provo. Ecco il cacchio. Beh, il simpatico del gruppo abbiamo trovato. No, ho preso i funzioni. Porca troia. Sono morto, no. Comunque, signori, dai, per par condicio faccio l'ultimo giro. Nel mentre però vi ricordate di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, di seguirmi su Instagram per non perdervi tutte le novità in tempo reale. Io ci becchiamo al prossimo video, farò il sito di tutto. Bella, boys.